minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino, tra il giardino e l'orto del convento dei frati minori cappuccini. Oggi qui per raccontarvi quello che accadde nel 1914, in questo periodo. Il 19 dicembre del 1914 Padre Pio scrive una lettera straziante al suo padre spirituale, a Padre Agostino, e gli racconta che lui sta male. Sappiamo tutti che in questo periodo Padre Pio era a Pietrelcina perché questa strana malattia lo costringeva a stare male. Una strana malattia, una malattia che non comprendevano gli uomini, ma era permessa dal Signore. Padre Pio, mentre era qui a Pietrelcina, stava bene, diciamo benino, ritornava in convento e stava male, quindi c'era questa necessità di ritornare. Il 19 dicembre del 1914, perché sta male Padre Pio? Perché qualche giorno prima ha ricevuto una comunicazione dal suo ministro provinciale, da Padre Benedetto da San Marco in Lamis. Il 14 dicembre lui scrisse: dovendo io regolare la vostra posizione con il reverendissimo padre generale, mi ha suggerito che si ottenga il breve necessitate e retento abitu. È indispensabile che chiedete così all'arcivescovo di Benevento un attestato in cui si dichiari che vuol concedervi l'altare, in altri termini che apparteniate provvisoriamente al clero di Pietrelcina. E questa era la decisione del ministro provinciale. Ora pensiamo qual è stato lo stato d'animo di Padre Pio quel giorno che ha ricevuto la lettera. Subito prende carta e penna, risponde al ministro provinciale il 19 dicembre, e la stessa giornata risponde anche a Padre Agostino. Ma Padre Agostino gli racconta qualcosa in più, a differenza del ministro provinciale, a cui chiede soltanto preghiere per voi, poiché io questo lo faccio continuamente, scrive a Padre Benedetto: mi sforzerò di pregare con più fervore, pregherò il divin Pargonetto in special modo perché voglia farvi sempre più crescere la carità ed infondere nel vostro spirito il lumine della celeste speranza. Non fa nessun tipo di accenno a quella che è stata la lettera precedente, lo fa però a Padre Agostino. Lui, lo stesso giorno che scrive a Padre Benedetto, scrive anche a Padre Agostino: dal letto vi scrivo queste poche righe per non farvi passare le feste di Gesù Bambino senza augurarvele piene delle più elette grazie. Credo inutile rassicurarvi che io prego incessantemente il Divino Infante per tutti, in special modo per voi. In questi giorni, scrive Padre Pio dal letto e dalla sua Pietrelcina, deporrò ai piedi del bambinello Gesù, oltre alle mie povere preghiere per voi, ma ancora sporgerò delle lacrime e gli offrirò tutte le amarezze che opprimono il mio cuore. Quale umiliazione per me, Padre mio, nel vedermi quasi scisso dal serafico ordine. Dolore talmente acuto che mi sopravvenne, nonostante che ero parato, non appena mi venne la lettera del provinciale che mi comunicava le decisioni prese. Per le tante lacrime che versai mi cagionarono tanto male anche alla sanità che fui costretto a mettermi a letto, dove attualmente mi trovo ancora. Sia fatta la divina volontà. Sarà concessa anche a me in queste sante feste un po' di consolazione? Sono preparato a tutto. Pregate per questo infelice vostro figliuolo, Fra Pio Cappuccino. Ecco, questa era lo stato d'animo di Padre Pio. Ma che cosa accadde? Accadde che subito dopo, qualche giorno, il 21 dicembre del 1914, Padre Agostino lo rassicura: ti prego a non lasciarti prendere dal pensiero che tu sia come scisso dal nostro ordine. Questa mi sembra una tentazione. Il generale ha visto la divina volontà ed egli ti accorda il breve ad tempus e con l'abito serafico. Dunque, tu sei sempre nostro e di più sei del serafico padre.